cominciamo con il presentare il primo finalista di questa sera al Teatro di Verdura. A 20 anni, arriva da Caltanissetta. La passione per la musica nasce molto da piccolo. A 14 anni entra in una compagnia teatrale amatoriale, portando in scena musical e commedie siciliane. Nel suo bagaglio di esperienze c'è Castrocaro, c'è la RAI e tutti i palcoscenici dove si è esibito. Attualmente studia presso l'Accademia di Musica Moderna di Racalmuto, ama i libri d'avventura e il calcio, dice di essere molto galante con il gentil sesso ed è un estimatore dell'eleganza musicale dello swing e del jazz. Adesso finalmente lo vediamo sul palco del Teatro di Verdura, il primo finalista di questa sera. Extra Time, quinta edizione. Signore e signori, sale sul palco di Extra Time Samuele Riccobene. Dov'è? Eccolo, applauso al primo finalista di questa sera. Ciao Samuele. Ciao Doc. Ah, com'è la scena? È un qua. Bellissimo colpo d'occhio. Sì. C'è anche una bellissima luna. Meravigliose. Cominciamo, dai. Allora, rompiamo subito il ghiaccio. La prima canzone è un inedito. Ovviamente, prima ascoltate gli inediti. Musica e testo di Samuele Riccobene. L'hai scritta quando questa canzone? Precisamente a 16 anni. A 16 anni. Si chiama Né in cielo né in terra. In bocca al lupo, buon divertimento. Samuele Riccobene. Buonasera. Cosa mi farò, la musica e musicali
Allora, è il momento di continuare con la nostra gara. I tempi sono veramente stretti, quindi io continuerei con la seconda concorrente. Frequenta il liceo linguistico di Palermo. Le piace molto viaggiare e conoscere le nuove culture. I suoi hobby sono cantare, uscire con gli amici e anche dormire. I suoi idoli sono Beyoncé e Mina, che suscitano in lei tante emozioni. I suoi genitori sono il suo punto fermo, il suo sostegno in tutto ciò che fa. Il suo sogno è quello di diventare una cantante affermata e spera che un giorno la sua voce venga riconosciuta tra mille. Ma questa sera sarà qui ad incantare tutti quanti voi ad Extra Time. Extra Time, quinta edizione. Signore e signori, sale sul palco di Extra Time Alessia Cancilla. Alessia, ti sei portata la tifoseria? Buonasera. Buonasera. Allora, il brano è un brano che hai scritto interamente tu. Ricordiamo ovviamente che sono la prima sessione formata dagli inediti, quindi il testo è tuo e la musica di Mario Tarsilla. Il brano che state per ascoltare è Libera, canta Alessia Cancilla. Alessia Cancilla, come vas, visto che canti anche in spagnolo? Come ti sentis?
Bene, bene. Molto bene. Ti siamo liberati adesso. Sei più sì. tranquilla. Sì. Okay. Alessia Cancilla era libera. Dov'è il fan club che non vi vedo qua contro luce? Ecco. Però vi sento, vi sento. Ok, altro finalista di Extra Time 2015. A 26 anni di Palermo, da adolescente comincia a coltivare la passione per la sperimentazione musicale, comincia a scrivere i testi e a registrarli nella propria cameretta. Nel 2009 pubblica il suo primo disco, interamente autoprodotto. Per anni sperimenta, le sperimentazioni lo portano dall'hip hop al rock and roll, dalla chill out al pop. Nel 2013 fa un incontro, la vita è l'arte dell'incontro, diceva Vinicius, conosce Red Ronnie che gli chiede di scrivere la sigla per il nuovo Roxy Bar, e la scrive. Attualmente studia come sound engineering, si dedica alla produzione del suo quarto album e adesso sale sul palco del Teatro di Verdura da finalista di Extra Time. Extra Time, quinta edizione. Signore e signori, sale sul palco di Extra Time Samuele Violante. Eccolo! Buonasera! Ciao Samu! Allora, in radio ci siamo sempre divertiti a fare il jingle, quindi io ti prego, lo sogno da mesi. Sale sul palco Samuele Violante. è in autoproduzione, in post-produzione anche lui. Allora, la canzone l'hai scritta, come tantissimi altri inediti che in questi mesi hai portato in radio. Quando è nata questa canzone? Penso marzo, se non mi sbaglio. Quindi è recentissima. Sì, recentissima. Okay. Come stai sul palco del Teatro di Verdura? Sto bene. La canzone è Oggi Sto Bene, testo e musica di Samuele Violante. Thank you.
Samuele Violante. Come stai, Samu? Bene, sto penso, bene. No? Ok, in bocca al lupo. Grazie. Allora, la prossima finalista ha 23 anni, è nata a Palermo, studia da 12 anni canto, ha partecipato a diversi musical e questa sera ci farà ascoltare un suo inedito. Extra Time, quinta edizione. Signore e signori, sale sul palco di Extra Time Sonia Prestigiacomo. Ben trovata, Sonia. Wow, ma come siamo belle. Buonasera. Come ti senti? Emozionata. Emozionata, beh, dico, è un abito un po' strano, mezzo sì e mezzo no, ma chi te l'ha creato questo abito? La creatrice di tutto è mia sorella, che è una make-up artist, e quindi metà abito, metà body painting. Bene, brava, tua sorella tra l'altro è anche bella, bellissima anche come Grazie. Te, ti faccio i complimenti anche a lei. Quindi, adesso, il testo del tuo inedito è di Marco Tanigiula e Giada De Santis, produzione Cantieri Sonoro, giusto? Il titolo dell'inedito è Noi. Noi. Canta Sonia Prestigiacomo. Grazie. Thank you.
Sonia Prestigiacomo. Grazie. Brava Sonia, in bocca al lupo. Il prossimo concorrente ha 27 anni ed è di Palermo. Si definisce un ragazzo testardo, impulsivo ma molto paziente e leale. Negli anni cresce lui anche la passione per i musical, ha frequentato diverse accademie e poi ama viaggiare e conoscere posti nuovi. Gli piace mettersi in gioco e misurarsi con i ragazzi che hanno le stesse passioni. Proprio per questo motivo ha deciso di iniziare la sua avventura qui ad Extra Time. Extra Time, quinta edizione. Signore e signori, sale sul palco di Extra Time Claudio Patellaro. Claudio, buonasera. Buonasera. Quanto tempo. Tanto tempo è passato. Allora, il tuo brano si intitola Promesse, scritto e ovviamente musicato da Mario Tarsillo. Promesse di cosa? Allora, il brano racconta la storia di due giovani innamorati che sono immigrati clandestini e decidono così di imbarcarsi nella speranza di trovare un futuro migliore. Sfortunatamente però in una notte tempestosa la compagna viene scaraventata giù dalla barca e annega. Quindi rimarranno solo il ricordo di quelle promesse per il giovane amante. E allora siamo impazienti di ascoltare queste promesse. Claudio Patellaro. Grazie. Come ci si sente su questo palco? La prima volta? Sì, è un palco meraviglioso, non l'avevo mai visto. Bocca al lupo, Claudio. Crepi. Ah, scalzo eri. Sì, perché sono un po' profugo. Io ho dovuto mettere i tacchi. Allora, altro finalista.
A 24 anni ed è di Palermo, si definisce vintage perché ama tutto ciò che appartiene agli anni 60, dall'abbigliamento alla rivoluzione musicale. È appassionata di letteratura e di arti figurative. Da adolescente amava scrivere canzoni e in seguito ha cominciato anche a scrivere poesie. Insieme ad un suo amico polistrumentista, che si chiama Giorgio Pollicita, che adesso sarà anche ai cori, ha formato un duo acustico, si chiama Auglass, si diverte a suonare nei locali, soprattutto canzoni dei Beatles, ma anche loro inediti. E il suo sogno è riuscire a realizzare una Sette Veli, che baratterebbe però con la vittoria qui ad Extra Time. Extra Time, quinta edizione. Signore e signori, sale sul palco di Extra Time Simona Lo Piccolo. Buona Ciao bella. Simona, anche tu scalza. Sì. È un'epidemia. Era bellissimo se avessimo messo qua delle puntine da disegno, come si faceva a scuola, giusto per... Come va? Bene, benissimo. Sta Sette Veli, riusciamo a farla? Mentre faccio Extra Time non è che mi posso dedicare pure a fare dolci. Ma domani insomma. Finisce. Domani si va. Vabbè. Allora, la canzone di Simona, scritta a quattro mani anche qua, testo... Più o meno. Cioè, testo tuo e musica di Giorgio. Sì. Si chiama The Links Between. Esatto. Simona Lo Piccolo.
Simona Lopiccolo. Grazie. In bocca al lupo. Viva il lupo. Sì. Anch'io entro scalzo. Vieni, vieni, sì. Domenico. Allora, abbiamo terminato la prima tornata. Da qui, visto che sei scalzo, Vengo lì? No, mi allontano, visto che sei scalzo, mi allontano, non vorrei stonare, insomma, gli ultimi, ecco, quelli soprattutto nelle prime file. Io me ne vado perché mi hai trattato malissimo, lascio il compito ad Antonella. Bene, grazie. Allora, io direi di continuare la gara, questa volta con le cover. Ritorna sul palco Samuele Riccobene. Eccomi. Con Redefinition of Disco di Infernal canta Samuele Riccobene. Grazie. Bene con questa canzone Infernal, ti sei scatenato. Ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena. Volevo salutare anche, aspettate, coristi, venite qua. Fate un applauso a Luca Africano e Irene Buscemi.
Allora, torna adesso sul palco Alessia Cancilla. Vieni Alessia. Ti sono arricciati i capelli per l'umidità? Sì. Anche a me succede la stessa cosa. Tutte le volte facciamo una salta. Come ti senti? A posto. A posto. Allora, la canzone che canta, la cover che canta Alessia del 2013 di Katy Perry, si chiama Unconditionally. Alessia Cancilla. E sono tutti per te questi applausi. In bocca al lupo. Ebbene signori, siamo alla seconda tornata, quindi siamo con un brano edito e il prossimo concorrente ci porterà un brano, un tormentone degli anni 90. Samuele Violante.
Sono stanchi. Vabbè, ma l'applauso ci sta sempre. Sì. Ci sta. Mi ci sa sta. Di sì. Allora, hai un brano che è stato un'icona comunque in questi anni, è di Freddie Mercury, Living on My Own. Esattamente. Quindi io non dico altro, ti faccio semplicemente cantare e quindi Samuele Violante per voi. Grazie. Violante con una bella sferzata di rock. Ci vuole con un Freddie Mercury misto a Battiato. Allora andiamo ancora avanti velocemente, torna sul palco del Teatro di Verdura in questa edizione 2015 di Extra Time Sonia Prestigiacomo. Calorosi. Senza body painting, sai che io non volevo dirlo, perché anch'io ho metà body painting, non si capisce, veramente? Se fa talmente bene, sì. Ah. Allora,
Finalmente la cover, un grande successo di Miley Cyrus. Non ti spogli come Miley Cyrus, aveva già dato prima. Canzone Wrecking Ball, Sonia Prestigiacomo. Grazie. Grazie, grazie Sonia. Allora, proseguiamo con un altro, sempre uno dei nostri concorrenti, con Claudio Patellaro. Vieni, vieni Claudio. Allora, Claudio canta un brano di Domenico Modugno, Cosa sono le nuvole, un brano del 1968, canta. Esatto. Claudio Patellaro.
Patellaro con Cosa sono le nuvole. Cos'è questa canzone? Cos'è? Oh, è bellissima, un'emozione stupenda. Poi cantarla qua è veramente ancora più emozionante. Con la luna, fantastico. Non manca nulla. Ti sei vestito così per umiliarmi? Molto bene. Allora, ultima tornata per un'altra finalista. Torna sul palco Simona Lo Piccolo. Ah, rieccoti, stavolta non scalza, Simo, eh? Stavolta con gli scarponcini. Stavolta no. Allora, li facciamo ancora anche ballare, se vogliamo, adesso. Ma sì, proviamoci. Quindi, grande successo di una canzone di una cantante portoricana che si chiama Noelia, con Candela Simona Lo Piccolo. Nome accuse. Porque traigo el ritmo plagado en mis penas. No me acusen, no, porque bailo.
Simona Lo Piccolo, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Con Candela. Facciamo una cosa, torniamo indietro di esattamente 12 mesi. La scorsa edizione di Extra Time ha visto una vincitrice. La vincitrice è ancora in carica fin quando, insomma, non esprimerete voi della giuria il nuovo voto. E adesso la facciamo tornare su questo palco prestigioso. Assolutamente sì, anche perché è un'emozione per tutti quanti, quindi soprattutto per lei, recalcare nuovamente il palco in veste da cantante. Allora, la richiamiamo sul palco, Silvia Amighetti. Dov'è Silvia? Da quale lato entra? Eccola! Fate un applauso a Silvia, è la vincitrice della scorsa edizione. Buonasera. Ciao Silvia, intanto... Io devo ringraziare Silvia perché con Valentina mi ha coadiuvato benissimo in radio in questi mesi, quindi grazie, grazie va a entrambe, sono state molto brave. Adesso ti facciamo ricantare. Eh sì, finalmente faccio quello che mi piace fare. Lei ha fatto una bellissima versione di un grande successo di Fiorella Mannoia, si chiama Quello che le donne non dicono, ovviamente fuori gara. La vincitrice della scorsa edizione ancora in carica, Silvia Amighetti. Grazie. Se ci trasformiamo un po' e della voglia.
Silvia Amighetti con Quello che le donne non dicono. Presentiamo il sassofonista. È scappato. Scappato? Ecco, caspita. Ciao, nome? Vincenzo Cosenza. Vincenzo Cosenza al sax. Posso approfittare per salutare, rimane Silvia, tutti i musicisti di cast, nome? Luigi Sciortino. Alla chitarra? Mauro Caspanello. Alla chitarra? Roberto Cataldi. Al basso? Alessio Ilardi. Alla batteria? Gabriele Miceli. All'altra chitarra? Gabriele Ilardi. Alla tastiere? La mia menzolina. Salutiamo tutti. Ah no! Dai. Fulvio Signorino. All'altra tastiere? E io vorrei qua un attimo Mario Tarsilla al volo. Venite Mario e Luigi. Siamo pronti? Vedi, ho rivinto di nuovo. No, non credo. Sì, non credo. Ma anche Antonella e Valentina. Venite. Forza. Per quanto riguarda il vincitore dell'edizione 2015, noi avevamo previsto un vincitore, un premio della critica e anche un premio della giuria tecnica, ma in questo caso i due voti coincidono. Vince l'edizione 2015 di Extra Time Alessia Cancilla! Grazie a tutti voi per essere stati così pazienti. E un saluto a voi. Arrivederci, buonanotte a tutti. Grazie a Domenico da Mizzaro. Grazie a Lello San Filippo, ciao, grazie buonanotte. A voi. Ciao, buonanotte.